Sì, ultimo intervento qui dall'antistadio, siamo col presidente, c'è questo presidente della Minieri, King Eletta, giusto? MKE, quest'anno che vuole insomma un bellissimo campionato, però oggi presidente c'è molto rammarico, sicuramente una partita che avevate dentro e devo dire avevate quattro portieri e voi vi siete trovati senza un portiere. Sì, rammarico anche perché è stato un trend positivo che ci stavamo portando dietro, vittoria con la Lucchese, abbiamo vinto in trasferta in un campo caldissimo a Soveria Mannelli. Oggi è rimasto 2-0, per noi è stato molto, molto importante. Poi purtroppo sono venuti degli errori dettati anche dalla giovane età del portiere, dalla sfortuna che abbiamo avuto un espulso, il nostro portiere titolare espulso a Soveria, il secondo portiere è stato abbandonato e quindi abbiamo pagato questa situazione che si è venuta a creare. Questo ragazzino è arrivato ieri, mi hanno detto. Sì, questo ragazzino è arrivato ieri, era un fuori rosa, l'abbiamo tesserato in pezzi in furia per cercare di risolvere la situazione. Io non posso che ringraziarlo, nonostante i due errori, che ha fatto comunque una buona partita. Purtroppo il calcio è questo, noi tecnicamente, sono sempre la tecnica è quella di giocare con un'andata in porta. Ha pagato fino a questo punto, logicamente. Poi sono è una scelta tecnica che avete fatto nel corso del campionato. Prima eravate partiti con grandi, poi avete poi fatto grandi, adesso poi insomma purtroppo succedono anche queste cose, anche funzioni, questo e quell'altro, però insomma oggi avevate quasi, cioè il Corigliano non esisteva in campo, l'avevate demolito il primo tempo, cioè sembrava una partita a senso unico, poi purtroppo i ragazzi, secondo me, più del portiere, che il portiere è rimasto freddo, fino all'ultimo ho visto alcune cose che nonostante abbia fatto quelle sciocchezze, insomma, quelle ingenuità che ci sono in un ragazzino, invece gli altri si sono completamente rilassati, sono riusciti a reagire. Sì, è stata preparata molto bene durante il corso della settimana, si è visto nei primi 20 minuti, 30 minuti, e purtroppo la squadra... Mettiamoci nella testa dei giocatori, stai giocando proprio in classifica, vai in vantaggio di due gol, ti ritrovi due, diciamo, ingenuità difensive del portiere, quindi un po' ti butti giù. Mentalmente poi è davvero difficile rientrare in partita. Io vorrei spendere solamente una parola di elogio per il Corigliano Calcio, sono stati i nostri ospiti e niente. Hanno semplicemente dato di onestà, più che onestà, la parola giusta è un giusto fair play, è una giusta educazione calcistica. Niente, ci siamo dovuti attenere a degli ordini prefettizi, l'abbiamo fatto, però volevo sottolineare questo, che è una società che ci tende a dire che sono persone abbastanza oneste ed educate. Direi che oggi c'è stata più polizia che altro, insomma, e non per un ordine prefettizio che i tifosi cosentini non potevano accedere qui nello stadio. Presidente, adesso il campionato ormai per voi in un certo senso è finito perché i playoff ormai sono lontani, tra la regola di 10 punti è quella, 6 partite, insomma, farete un campionato onorevole fino alla fine. Sì, un campionato onorevole fino alla fine, giocheremo le nostre partite, abbiamo dei ragazzi che vogliamo continuare a lanciare, ma questo non significa che noi non entreremo in campo con determinati. Entriamo in campo su tutti i campi con determinazione perché ci piace giocare e vincere le partite, anche perché tutto quello che viene per noi è un record, noi siamo una matrice, la ricordiamo, quindi va bene così. Pescate, diciamo, lavoreremo per il futuro. Lavoreremo per il futuro.